Buongiorno, questa è la quarta lezione del corso di Etica e Politica Economica e continuiamo il discorso che abbiamo iniziato ieri. Nella lezione di ieri abbiamo cercato di mostrare come funziona uno schema teorico di riferimento che sintetizza il funzionamento del sistema economico secondo i presupposti della cosiddetta teoria neoclassica, una teoria cui l'uso della matematica, in particolar modo del calcolo differenziale, è centrale. Ciò fa sì che il problema economico viene ridotto ad un problema allocativo di risorse scarse per fini alternativi sotto determinati vincoli. Noi abbiamo spiegato questo approccio teorico utilizzando un modello di equilibrio economico generale aggregato, quello proposto da Irving Fisher, all'inizio del Novecento, abbiamo mostrato in particolar modo il funzionamento del mercato del lavoro, il funzionamento del mercato dei beni, che data la rilevanza della legge di sé può essere studiato a partire dalle ipotesi su ciò che accade semplicemente sul lato dell'offerta, cioè sull'analisi della cosiddetta funzione di produzione neoclassica, ed infine abbiamo visto quali sono i meccanismi su cui dovrebbe funzionare il mercato della moneta, visto che vale la teoria quantitativa della moneta. Ci siamo soffermati sulle ipotesi che conducono al risultato principale cui perviene questo modello. Il risultato principale è l'esistenza di un equilibrio che, oltre ad esistere, è anche unico, stabile ed ottimo, ottimo in senso parecchiante. Queste ipotesi presuppongono, tra le altre cose, che vi sia una dotazione di fattori iniziali, l'assenza del progresso tecnico e una conoscenza certa, o comunque sia un'incertezza che è riconducibile al calcolo probabilistico, un'incertezza che non è radicale. Abbiamo poi sottolineato quali sono le conseguenze dal punto di vista della politica economica, la necessità dell'assenza di rigidità sul mercato del lavoro, la criticità della presenza di organizzazioni dei lavoratori come i sindacati, che spingono o tendono a spingere il salario al di sopra del suo livello naturale, secondo la teoria neoclassica. Abbiamo visto la conseguenza sul piano della politica economica della relativa agli obiettivi che deve porsi una banca centrale, cioè il controllo della quantità di moneta onde evitare pressioni inflazionistiche. E abbiamo poi dato una descrizione sistema economico così disegnato, rifacendosi a una citazione tratta dalle opere di Léon Barras, che è stato uno degli studiosi che ha dato il maggior contributo allo sviluppo di uno schema analitico del genere, uno schema di equilibrio economico generale, sebbene abbiamo visto che Barra abbia degli obiettivi diversi da quello dell'esaltazione del mercato, poiché il suo problema è quello di costruire, di pervenire al funzionamento di una corretta economia pianificata in cui vi è il ruolo di un banditore che chiama i prezzi e abbiamo visto anche che nel passo citato ieri emerge questa idea che tutto possa essere
affrontato ricorrendo ad una sorta di ottimo calcolatore, delle posizioni di eccesso di domanda, di eccesso di offerta, che consentirebbe di fissare esattamente quei prezzi necessari a che tutto sia in equilibrio. In realtà questo schema teorico non è stato e non è utilizzato per individuare come soluzione ottimale la presenza di un'economia organizzata attraverso una pianificazione centralizzata, ma si ritiene che l'istituzione migliore per poter risolvere il problema principale di un sistema economico così rappresentato, che è quello dell'individuazione dei prezzi che conducono al punto di equilibrio, sia il mercato. Abbiamo anche detto che i presupposti etici di un approccio al sistema economico così fatto sono quelli dell'individualismo. Spinta che caratterizzerebbe gli individui a perseguire la soddisfazione dei propri bisogni e che questo sarebbe in qualche modo sufficiente a pervenire ad un meccanismo di coordinamento dei comportamenti della società. Secondo alcuni studiosi, in particolar modo il sociologo Max Weber, questo sistema economico in cui vige la logica del perseguimento della soddisfazione dei propri bisogni, sarebbe corrispondente al modo di produzione capitalistico e il fatto che il capitalismo funzioni pervenendo a dei risultati ottimali in termini di allocazione delle risorse sarebbe compatibile con l'etica del protestantesimo, in particolar modo del calvinismo, cioè quella grande rivoluzione nell'ambito dei sistemi morali che nasce nel Cinquecento a seguito della cosiddetta riforma, suscitata innanzitutto la presa di posizione di Lutero contro Santa Romana Chiesa, critica nei confronti della vendita delle indulgenze, e sviluppatasi poi in modi diversi, in Svizzera, in Germania innanzitutto, in Svizzera in particolar modo Calvino inizia a fondare delle comunità a Ginevra in cui innanzitutto l'interpretazione dei testi sacri può essere non mediata dal sacerdote. In secondo luogo, rivoluzionando l'idea alla base del cristianesimo circa la possibilità di comprendere il proprio stato di grazia. Se nel cristianesimo la grazia, cioè la salvezza della propria anima, è un evento che non può essere compreso nella vita terrena, nel protestantesimo, nella sua matrice calvinista in particolar modo, esiste una ascesi ultramondana che però può essere compresa e può essere quindi
accompagnata da una consapevolezza attraverso le azioni che vengono a compiersi nella vita terrena. In particolar modo, lo stato di grazia verrebbe confermato dal successo economico che si persegue nelle proprie attività lavorative. Il lavoro, nel linguaggio già di Lutero, poi ripreso da Calvino, è Beruf, parola tedesca che indica anche una sorta di vocazione. Ciò significa anche che questo tipo di religione giustifica un comportamento, e quindi un'etica, che si fonda sulla azione individuale e sul perseguimento del successo economico da parte degli individui che appartengono a una determinata comunità. Tutto ciò ha delle implicazioni rilevanti secondo l'analisi che Max Weber fa nel suo testo L'etica del protestantesimo e lo spirito del capitalismo, un testo naturale stante nel primo decennio del Novecento, se non sbaglio errato dovrebbe essere stato pubblicato nel 1911. Tutto ciò, secondo Max Weber, spiegherebbe anche i presupposti del successo economico maggiore che i paesi del nord Europa conseguiranno rispetto ai paesi mediterranei già nel contesto in cui poi nascerà la scienza economica così come l'abbiamo descritta ieri, cioè quella scienza economica che si che possiamo definire come teoria economica neoclassica e che viene a ridurre il problema economico ad un problema di allocazione delle risorse scarse per fini alternativi, impostandosi dal punto di vista analitico, che fondamentalmente anche dal punto di vista della politica economica, il perseguimento degli obiettivi collettivi sull'azione individuale. Questo quadro estremamente complesso, vedete per esempio nell'analisi di Weber che comincia da ciò che accade nel Cinquecento, ci troviamo ancora distanti dalla rivoluzione industriale, che tra l'altro non avviene nei paesi calvinisti, quindi uno potrebbe sottoporre a critica Max Weber perché la matrice protestante che caratterizza in realtà l'Inghilterra della fine del Settecento, cioè quel luogo in cui la rivoluzione industriale prende piede e quindi si afferma un sistema economico che può essere effettivamente caratterizzato da quelle dinamiche della crescita del prodotto interno lordo che possono giustificare la dizione, il modo di produzione capitalistico, appunto non si fonda su una matrice calvinista del protestantesimo. È un protestantesimo che ha una storia completamente diversa, quello anglosassone, più legato in realtà a questioni di politica interna e in particolar modo di
separazione dal controllo politico della Chiesa che viene perseguita da una decisione del monarca. Tuttavia l'idea di Weber è quella di raccontare quali sono i presupposti, diciamo, etici, ma anche legati alla visione del mondo, che possono essere compatibili con la giustificazione di un comportamento che tende anche a concretizzarsi in un ruolo più rilevante del mondo dei mercanti e del mondo dei borghesi rispetto al mondo in cui le decisioni politiche non erano tanto affidate a queste categorie sociali, ma erano ancora delegate completamente all'aristocrazia. I presupposti quindi delle rivoluzioni della modernità, sia la rivoluzione industriale che se volete la rivoluzione francese che precede la rivoluzione industriale, ma che diviene un passaggio fondamentale anche per dare via libera alle ragioni del mondo dei mercanti, del mondo dei borghesi, sarebbero, nella visione di Weber, preparati da questo cambio radicale di visione del mondo che egli riscontra nel protestantesimo, in particolare nel protestantesimo di matrice calvinista. Questo aspetto del discorso è estremamente problematico, ma è in qualche modo ciò che le scienze sociali ci lasciano oggi in eredità nel momento in cui vogliamo ragionare dal punto di vista soprattutto dello scienziato sociale attento alle dinamiche storiche, sulle relazioni fra presupposti etici e scelte di politica economica. Il passo successivo che voglio compiere e che ho annunciato ieri è il seguente: quando entra in crisi questo impianto? Questo impianto entra in crisi in particolare nel 1929, non che prima non ci fossero stati delle crisi economiche, si susseguono sin dalla fine dell'Ottocento con una grande recessione che dura fino all'inizio del Novecento e che può essere spiegata come una fase di assestamento del commercio internazionale, soprattutto delle relazioni commerciali che si instaurano tra l'Europa e le Americhe. Vi sono poi delle fasi di sovrainvestimento che sono seguite da situazioni di crollo dei rendimenti attesi a seguito proprio di questi sovrainvestimenti, che caratterizzano in particolar modo il periodo che va tra il 1907 e l'inizio delle tensioni che poi porteranno alla Prima Guerra Mondiale, il 1914, che sono raccontate molto bene
da Joseph Alois Schumpeter nel suo libro pubblicato nel 1939, I cicli economici, dove si segnala appunto la tendenza a sovrainvestire da parte delle imprese europee negli Stati Uniti, in particolar modo nella nascente rete ferroviaria statunitense che condurrà a alcuni crolli finanziari e alcuni fallimenti. Ma nulla è simile a quello che accade nel 1929. Prima di tutto, tra la fine della Prima Guerra Mondiale, 1918, e l'esplosione della crisi del 1929, il mondo occidentale in particolare è caratterizzato da una crescita economica che sembra sostenersi esattamente sulle indicazioni di politica economica ricavabili dall'impianto dell'equilibrio economico generale su cui ci siamo soffermati ieri. Creazione di nuovi mercati, flessibilità piena sul mercato del lavoro, attenzione a evitare spinte inflazionistiche. Il periodo che va dal 22 in particolare al 29 è un periodo di espansione economica soprattutto per gli Stati Uniti e per la Francia, con una ripartizione del reddito nazionale in questi due paesi molto favorevole ai profitti. Profitti che vengono reinvestiti e stimolano lo slancio industriale accanto anche però alla speculazione borsistica, cioè al mercato azionario ed obbligazionario, cioè a quelle modalità di richiesta di finanziamento delle attività private promosse dalle grandi imprese. Vogliono attrarre risorse liquide per poter investire nella loro espansione o chiedono dei prestiti vendendo delle obbligazioni, promettendo un rendimento futuro da distribuire a coloro che hanno acquistato le obbligazioni e quindi hanno prestato dei soldi all'impresa, oppure offrono la possibilità di partecipare al capitale dell'impresa acquistando delle frazioni di questo capitale attraverso l'acquisto delle azioni. Un certo quantitativo di azioni dà anche il diritto a sedere all'interno degli organi di impresa e quindi a prendere delle decisioni relative ai piani di investimento dell'impresa stessa e soprattutto alla ripartizione degli utili di impresa che avverrebbe attraverso l'analisi della proporzione della distribuzione delle azioni stesse. Chi ha più azioni si distribuisce in caso di successo degli investimenti dell'impresa, gli utili ricavati dall'impresa in una somma maggiore rispetto a chi ha meno azioni. Tuttavia, l'acquisto delle azioni o l'acquisto anche delle obbligazioni dà luogo alla creazione di mercati specifici, mercati finanziari. E la singola azione, la singola obbligazione sono soggette quindi a domanda e a offerta su questi mercati. Se si hanno notizie di espansione, per esempio, delle opportunità di costruzione di ferrovie negli Stati Uniti e esistono delle aziende che operano nel settore della costruzione delle linee ferroviarie, coloro che possiedono le azioni di queste aziende potrebbero essere contattati da altri soggetti che vogliono acquistare queste azioni offrendo di più del loro valore nominale.
In questo modo, se ho un'azione acquistata a 100 e la vendo a 120, ho un guadagno in conto capitale pari a 20, che posso preferire rispetto all'attesa al termine dell'anno della possibile quota di utili a cui ho diritto attraverso la titolarità dell'azione. Il punto è che la domanda di acquisto di attività finanziaria, abbiamo fatto un ragionamento sulle azioni, lo potremmo fare anche sulle obbligazioni, e conseguentemente anche l'offerta rivolta a questo tipo di attività può essere soggetta a euforia e panico. Quindi possono esserci situazioni in cui la domanda è talmente elevata che la cifra che si è disposti a pagare per l'acquisto delle attività finanziarie è molto più alta rispetto a quello che l'acquisto dell'attività finanziaria può far guadagnare nel momento in cui l'attività economica reale collegata alla azione stessa farà guadagnare. Stesso discorso per quanto riguarda situazioni di panico. Ci possono essere situazioni in cui l'offerta di azioni, quindi la volontà di vendere le azioni, sia molto alta, ma in realtà il fatto che si sia disposti a cedere un'azione ad un valore molto molto basso corrisponde ad una perdita che in realtà è molto maggiore rispetto a quella perdita a cui andrebbe incontro l'azienda al termine dell'attività produttiva. Tuttavia, le dinamiche di euforia, ma soprattutto le dinamiche di panico, possono dare luogo a effetti dirompenti anche sull'economia reale. Okay. Questo tipico andamento che caratterizza il comportamento speculativo può essere generalmente innescato da una fase di grande crescita dell'economia reale che conduce a una sovraesposizione dal punto di vista della richiesta di finanziamenti con le emissioni azionarie e con la richiesta di titoli obbligazionari che crescono a seguito di una fase euforica di aspettative eccessive e che danno poi nel momento in cui queste aspettative eccessivamente ottimistiche iniziano a rientrare, danno luogo a una situazione di panico che sgonfia la bolla speculativa e che può creare delle perdite nell'economia reale proprio perché tutta la liquidità che precedentemente veniva messa a disposizione dalle attività produttive, nel giro di poco tempo viene ritirata. Dal 1927 la divergenza fra l'indice dei corsi, cioè l'indice dei corsi azionari, le quotazioni delle azioni e delle altre attività finanziarie in borsa, per quanto si è disposti a pagare un'azione, e gli indici caratteristici dell'attività economica, cioè se volete gli indici che invece misurano quanto sta accadendo nell'economia reale, si allarga pericolosamente. È già nel 1927, se si va a guardare i dati, si notano dei presupposti
per uno sgonfiamento della bolla speculativa, perché gli indici dei corsi azionari sono molto più alti degli indici di rendimento dell'attività economica riferibile all'analisi dei bilanci delle imprese. Cosa determina l'esplosione della crisi? Ci sono diverse spiegazioni, io qui ve ne sintetizzo una, che è quella di un economista keynesiano che si chiama John Kenneth Galbraith, il quale costruisce una spiegazione della crisi del 29 a partire da una serie di caratteristiche che egli considera come tipiche della congiuntura storica degli anni 20, soprattutto negli Stati Uniti. Lo scoppio della crisi, secondo Galbraith, che è un economista appunto keynesiano e quindi riprende un po' gli insegnamenti di Keynes, su cui poi ci concentreremo, deriva essenzialmente dallo scarto tra l'aumento della produttività del lavoro industriale, che tra il 1919 e il 1929 era stata pari a più 43%, e la stagnazione dei salari e dei prezzi. Per cui noi abbiamo un'alta produttività del lavoro industriale nel decennio 1919-1929, che sicuramente produce reddito, ma questo reddito non viene redistribuito ai salari e non si traduce in un incremento del livello dei prezzi. Ora, dal punto di vista neoclassico, tutto ciò non fa una grinza. Essendo i salari la principale voce di costo per la produzione industriale, il contenimento dei salari al loro livello naturale, secondo l'analisi neoclassica, è il presupposto per pervenire ad una piena occupazione. E anche il controllo del livello dei prezzi, il fatto che i prezzi non crescano, dovrebbe essere un obiettivo di politica economica da perseguire. Ma, come sottolinea Galbraith, in una situazione in cui la produttività del lavoro aumenta, la mancata redistribuzione della ricchezza sui salari conduce ad un aumento dei profitti che sostiene le spese delle sole classi agiate, alimentando l'indirizzo delle risorse economiche non nell'economia reale, ma nella speculazione borsistica, e incoraggiando un elevato livello di investimento, mentre il consumo dei beni necessari, quelli trasversali a tutte le classi sociali, saliva troppo poco. In un tale contesto, dove l'investimento produttivo gli veniva stimolato dalla speculazione e quindi veniva collegato all'attività speculativa attraverso il mercato azionario, rendendosi quindi fragile rispetto a situazioni speculative che potevano aver fine diffondendo panico sulle borse, quindi ritirando la liquidità necessaria a sostenere questi investimenti nel tempo, il ritmo della produzione industriale venne a superare la domanda di beni di consumo. Ma se la produzione industriale supera la domanda di beni di consumo, e la supera proprio perché la quota dei redditi necessaria a sostenere i beni di consumo riguarda soprattutto i salari, che non beneficiarono della redistribuzione della ricchezza derivata dall'incremento della produttività del lavoro, se c'è questo scarto tra offerta e domanda,
Beh, ci dovremmo attendere un calo dei profitti, un calo delle entrate delle imprese. Tutto quello che producono viene più venduto. E ciò genera un colpo di freno anche per gli investimenti, che portò con sé una riduzione della produzione e quindi una disoccupazione generalizzata che scatenò la crisi. Ma la crisi dell'economia americana, attraverso i legami commerciali ed anche finanziari con il resto del mondo, diventa crisi globale. Ci vogliono circa 2 anni. Nel 1931 il livello di disoccupazione in Inghilterra diventa estremamente preoccupante. Non si riesce più a parlare in tal senso di disoccupazione volontaria. Ricordate che nello schema neoclassico l'equilibrio dovrebbe essere sempre un equilibrio di pieno impiego, e i disoccupati che sono presenti nel sistema sono i disoccupati che non vogliono lavorare a livello del salario naturale. Ma la disoccupazione qui cresce, i salari rimangono bassi, ma le aziende non aumentano la loro produzione e quindi non bloccano i licenziamenti. Ci troviamo in una situazione in cui il livello dei prezzi è basso, eppure il sistema economico crolla, la produzione crolla. Basterebbero questi due elementi per sancire le difficoltà a cui va incontro il sistema economico, in cui le indicazioni di politica economica vengono derivate dalla teoria economica neoclassica che allora dominava il dibattito. Dinanzi a questi problemi vi è un economista in particolare, che è John Maynard Keynes, che correttamente cerca di pervenire a altre indicazioni di politica economica a partire da una rilettura della teoria economica, concentrandosi su funzionamento del mercato della moneta, pervenendo a una teoria monetaria diversa dalla teoria quantitativa della moneta, rianalizzando il ruolo del tasso di interesse. Vi ricordate che nello schema neoclassico il tasso di interesse è un tasso di interesse reale che regolerebbe la possibilità di far incontrare gli investimenti con i risparmi. Abbiamo anche detto ieri che il modo di esprimere l'equilibrio economico come equilibrio cui si giunge ponendo gli investimenti uguali ai risparmi è analogo alla uguaglianza tra domanda aggregata e offerta aggregata. Ora, perché sì, gli investimenti e i risparmi non dipendono dal tasso di interesse reale, e il tasso di interesse non va visto come un premio per la parsimonia. Il tasso di interesse in realtà è una grandezza monetaria, non reale. E gli investimenti dipendono dal tasso di interesse monetario, ma dipendono anche dalle aspettative del mondo degli affari. Mentre i risparmi, essendo
legati, essendo ricavati dalla differenza tra il reddito prodotto e i consumi, dipendono in realtà dalle stesse grandezze che fanno sì che gli individui consumino. Ora, se nel mondo neoclassico, vi ricordate, i consumi anche erano spiegati a partire dall'atteggiamento che gli agenti economici hanno a seguito delle variazioni del tasso di interesse reali, perché l'allocazione del tempo dei consumi dipenderebbe dal fatto che non mi conviene consumare tutto subito se e solo se mi viene offerto un premio per attrarre le mie risorse e farne un risparmio. Per Keynes i consumi invece non dipendono dal tasso di interesse reale, ma dipendono dal reddito. Anticipo qui un punto che abbiamo già visto nella spiegazione della crisi proposta da John Kenneth Galbraith. John Kenneth Galbraith è un economista keynesiano che scrive le sue opere principali tra gli anni 70 e gli anni 80. E se non vado errato, è morto tra gli anni 90, sul fine degli anni 90. Vi ricordate che poc'anzi abbiamo detto che il problema principale che scatena la crisi, al di là della sovraesposizione sui mercati finanziari, è proprio il fatto che la produttività del lavoro generata in una fase di crescita dà luogo a dei redditi che non sono redistribuiti sui salari. Ok? Perché ne consegue, è implicito nel ragionamento di Galbraith, i consumi dipendono dai redditi che si hanno a disposizione. I consumi dei salariati dipendono da quanto salario ho a disposizione, non dipendono da quanto è il livello del tasso di interesse reale che mi viene promesso se non consumo. Quindi il fatto che siano crollati i consumi non dipende da un'accumulazione di risparmio delle classi lavorative che viene attratto sui mercati finanziari, che viene rivolto su, che viene, scusatemi, riversato sui mercati finanziari perché è attratto da un tasso di interesse reale che premia la parsimonia e che è alto. C'è una parte del reddito che viene attratta e viene riversata sui mercati finanziari, ma è quello delle classi agiate. Generalmente i consumi dipendono dal reddito, non dal tasso di interesse reale. Ora, questo punto è estremamente rilevante, perché se i consumi dipendono dal reddito, i risparmi, che dal punto di vista matematico ricaviamo dalla differenza tra reddito complessivo, reddito prodotto e consumi, perché il risparmio è tutto ciò che non si consuma, non potranno che dipendere anch'essi dal reddito. Ma allora l'equilibrio economico generale, espresso come uguaglianza tra investimenti e risparmi, sarà dato da una variabile, gli investimenti che dipendono dal tasso di interesse monetario e dalle aspettative, e da un'altra variabile, i risparmi, che dipendono invece dal reddito. Ma ciò significa anche che le variabili che possiamo aggiustare per portare in equilibrio i risparmi e gli investimenti sono variabili che non hanno relazioni dirette fra di loro. Io, facendo variare il reddito da cui dipendono i risparmi, non ho immediatamente delle conseguenze sul livello degli investimenti, che invece dipendono dal tasso di interesse monetario e dalle aspettative. Questo punto di vista verrà completato da Keynes, anche giungendo a spiegare perché nel sistema economico capitalistico, che non è un'economia di puro scambio, ma un'economia monetaria di produzione,
l'occupazione non dipende da ciò che accade sul mondo che funziona secondo quanto abbiamo visto nello schema neoclassico, ma è quella che gli imprenditori decidono di dare date le loro aspettative. Ken ci farà compagnia per molto tempo nelle nostre lezioni, anche perché questa analisi che finora abbiamo semplicemente introdotto ci consentirà di fare molte considerazioni proprio su ciò che ci interessa di più, la relazione tra etica economica e politica economica. Se non ci sono domande, faccio un piccolo passo in più. È tutto chiaro finora? E allora facciamo questo passetto in più e entriamo nel merito di alcune considerazioni che riguardano il sistema morale di riferimento del modo in cui la scienza economica viene studiata dai cosiddetti neoclassici. E lo facciamo citando alcuni passi di un testo di Keynes scritto nel 1926, quindi qualche anno prima della crisi del 29. È un testo che ha un titolo estremamente interessante, La fine dell'SFR, dove per l'SFR Keynes intende quell'approccio alla politica economica che ritiene che l'unica istituzione cui delegare il perseguimento degli obiettivi economici sia il mercato. Cioè quell'atteggiamento che per Keynes caratterizzerebbe l'approccio alla scienza economica che abbiamo analizzato ieri. Keynes lo chiama approccio classico alla scienza economica, perché per i classici di Keynes sono di fatto gli economisti neoclassici. Keynes tende a considerare non così diversi alcuni economisti classici, in particolar modo David Ricardo, e alcuni economisti neoclassici. Tenete in considerazione che Keynes cresce in un ambiente inglese, nel migliore ambiente possibile dal punto di vista culturale, e quando parla di economia neoclassica parla in particolar modo degli insegnamenti che egli ha avuto a Cambridge dal titolare della cattedra di economia di Cambridge, che era Alfred Marshall. Ora, il modo in cui la scienza economica viene sviluppata da Alfred Marshall non è esattamente coincidente con l'equilibrio economico generale, perché la metodologia utilizzata da Marshall è quella di equilibri parziali. Marshall, tra l'altro, è uno strano tipo di economista, perché un conto è ciò che lui insegna nei corsi universitari, un conto è come concepisce la sua funzione di economista nella sua relazione con il mondo degli affari. Potremmo dire, utilizzando un termine forse un po' improprio, nella sua attività di consulente politico della politica economica. L'insegnamento dell'economia attraverso la riconduzione del problema di allocazione di risorse scarse per fini alternativi con un approccio di equilibrio parziale, non di equilibrio generale, cioè dell'analisi di un singolo mercato ipotizzando che gli altri mercati siano già in equilibrio, la cosiddetta clausola ceteris paribus, è per Marshall un espediente didattico. Quando lavora come consulente politico, Marshall va a vedere cosa accade nelle singole imprese.
va a vedere come cambiano i sistemi di produzione tra una nazione e l'altra. Non utilizza l'individualismo metodologico. E tant'è che ci sono una serie di opere di Marshall, in particolar modo Industry and Trade, che ci fanno riscontrare degli elementi critici nei confronti della stessa scienza economica che invece Marshall insegna a Cambridge e che ci è rimasta in eredità attraverso una grande opera che si chiama I principi di economia politica, che viene rieditata in tante edizioni e che era il grande manuale che si studiava nel mondo anglosassone. Tuttavia, quando Keynes fa i conti con la teoria economica, si riferisce appunto al impianto didattico che comunque aveva visto Marshall responsabile e che, se non arricchito da altro, conduce a dare come indicazione di politica economica laissez-faire. Non c'è bisogno di nessun tipo di regolamentazione e di intervento dello Stato nell'economia, se non un minimo intervento volto a far sì che i mercati possano funzionare. Se lo Stato interviene, rischia di rompere la divina armonia che può essere raggiunta lasciando far funzionare i mercati, in particolar modo il mercato del lavoro, facendo fluttuare il salario perché raggiunga il livello naturale. Il testo La fine dell'SFR non è un testo obbligatorio per il vostro esame, però io nell'e-learning ve l'ho messo a disposizione, lo potete scaricare liberamente ed è consigliabile, è una bellissima lettura. Io adesso mi limito a leggere alcuni passi tratti dal terzo paragrafo e dal quarto paragrafo, proprio perché questi sono i paragrafi in cui Keynes cerca di capire quali sono i presupposti filosofici del laissez-faire, inteso come attitudine all'organizzazione della società, in particolar modo della politica economica. Bene. Gli economisti, come altri scienziati, hanno scelto l'ipotesi dalla quale partono e che essi offrono ai novizi perché è la più semplice e non perché sia la più vicina ai fatti. In parte per questa ragione, ma in parte perché sono stati influenzati dalle tradizioni, essi hanno cominciato col presupporre uno stato di cose in cui la distribuzione ideale delle risorse produttive può essere ottenuta perché individui agenti indipendentemente, secondo un metodo sperimentale, in guisa tale che quelli che si muovono nella direzione giusta distruggano per mezzo della concorrenza quelli che si muovono nella direzione sbagliata. La concorrenza corregge gli eccessi di domanda e gli eccessi di offerta. Ciò presuppone che non vi sia grazia né protezione per coloro che istradano il loro capitale o il loro lavoro nella direzione sbagliata. È un metodo che porta in alto i ricercatori di guadagno, cui arriva il successo, grazie a una spietata lotta per la sopravvivenza, che sceglie il più efficiente per mezzo del fallimento del meno efficiente. Ora, innanzitutto Keynes ci mostra con queste parole una realtà reale dietro agli aggiustamenti degli eccessi di domanda e degli eccessi di offerta che Warras ci aveva descritto in modo astratto, come se il mercato fosse un luogo simile al mercato del pesce, in cui tutti i pescatori e tutti i ristoratori si ritrovano e nel giro di qualche ora, grazie a chi chiama il livello dei prezzi,
si giunge a degli accordi senza spargimenti di sangue. Ma in realtà Keynes ci dice non tutti i mercati sono così. L'eccesso di domanda e l'eccesso di offerta nascondono in realtà una concorrenza che è spietata. E il modo di guardare degli economisti al meccanismo competitivo e quindi alla riduzione del problema economico a un problema riconducibile solamente al funzionamento dell'istituzione mercato, senza preoccuparsi delle conseguenze sulle singole imprese che falliscono, okay? E che potrebbero giustificare, per esempio, un intervento pubblico per evitare che questi danni siano eccessivi, non guarda al costo della lotta, ma solo al vantaggio del risultato finale. Se lo scopo della vita è cogliere le foglie dagli alberi fino alla massima altezza possibile, il modo migliore di raggiungere questo scopo, secondo l'approccio dell'SFR, quindi secondo il sistema morale di riferimento dell'SFR, quel sistema morale che abbiamo visto, secondo Max Weber, avere a che fare con l'idea che il successo economico è una conferma dello stato di grazia, ma quindi anche che il successo economico è una conferma della mancata grazia. Se lo scopo della vita è cogliere le foglie dagli alberi fino alla massima altezza possibile, il modo migliore di raggiungere questo scopo è lasciare che le giraffe dal collo più lungo facciano morire di fame quelle dal collo più corto. Il parallelismo tra l'SFR economico e darwinismo, quella serie di conoscenze sull'evoluzione biologica della vita che si rifà a Charles Darwin e che andava diffondendosi, si era già in realtà molto diffusa nell'Inghilterra vittoriana. Il parallelismo tra l'SFR economico e il darwinismo si vede ora come Herbert Spencer riconobbe per primo essere molto stretto. Proprio come Darwin invocava l'amore sessuale, agente attraverso la selezione sessuale, come cooperante alla selezione naturale per mezzo della concorrenza, per dirigere l'evoluzione lungo linee che dovrebbero essere tanto desiderabili quanto efficaci, così l'individualismo invoca l'amore del denaro, agente attraverso la ricerca del profitto, come cooperante alla selezione naturale per provocare la produzione della massima misura possibile di quanto è più fortemente desiderato, misurato il valore di scambio. Quindi nel contesto economico nasconde, nel momento in cui lo trattiamo a partire dall'approccio classico all'economia, un darwinismo. Se per Darwin erano gli istinti sessuali degli animali quelli che giustificavano la selezione della specie, mettendo da parte gli individui più deboli e quindi perpetuando la specie attraverso i codici genetici più forti, nel sistema economico non è l'istinto sessuale, ma è l'amore per il denaro, quella forza che genererebbe la selezione migliore, nascosta dallo schema neoclassico, ma in realtà ben presente dietro l'idea del riassorbimento degli eccessi di domanda e degli eccessi di offerta, e che genererebbe quindi l'ottimo sociale. Quindi così facendo Keynes in realtà già mette un po' in discussione l'idea di ottimo sociale, perché ne svela il carattere darwinista. Sono tanto grandi la bellezza e la semplicità di una tale teoria che è facile dimenticare come essa non serva dai fatti concreti.
ma da una ipotesi incompleta introdotta per amor di semplicità. Infine, l'individualismo e il laissez-faire, malgrado le loro profonde radici nella filosofia morale e politica degli scorsi secoli XVIII e XIX, non avrebbero potuto assicurarsi il proprio dominio duraturo sulla condotta degli affari pubblici se non fosse stato per la loro conformità con i bisogni e i desideri del mondo degli affari di allora. Essi davano pieno campo d'azione ai nostri eroi di una volta, i grandi uomini di affari. Almeno metà della migliore abilità del mondo occidentale, usava dire Marshall, è occupata negli affari. Una gran parte della più alta immaginazione era così impiegata. Era sulle attività di questi uomini che erano centrate le nostre speranze di progresso. Quindi Keynes che cosa ci sta dicendo? Uno, che il presupposto etico del sistema economico in cui tutto viene lasciato al mercato, quello che lui chiama come principio dell'essere, è il darwinismo sociale, dove invece che l'istinto sessuale esiste un altro motore che sarebbe l'amore per il denaro. L'amore per la ricchezza astratta, la crematistica, utilizzando il termine aristotelico che abbiamo introdotto nelle lezioni precedenti. In secondo luogo ci dice che tutto questo in realtà viene nascosto attraverso una filosofia morale che viene costruita nell'interesse solo di una categoria sociale, quegli imprenditori su cui si era riversata tutta la speranza di progresso nella Inghilterra e nel mondo occidentale nel pieno della rivoluzione industriale, della generazione precedente, quella che tra la fine del Settecento e l'Ottocento è caratterizzata da una grande crescita economica. L'altra parte del testo che vi voglio leggere, cioè il paragrafo 4 del saggio La fine dell'essere, è di estremo interesse perché Keynes inizia ad introdurre un altro modo di vedere il comportamento umano. Quindi un altro sistema morale di riferimento, su cui vedremo costruisce il suo impianto di teoria economica e le sue azioni di politica economica. Liberiamoci dai principi metafisici o generali sui quali di tempo in tempo si è basato il laissez-faire. Non è vero che gli individui sono i grandi capitani d'industria. Non è vero che gli individui posseggano una libertà naturale imposta sulle loro attività economiche. Non vi è alcun patto o contratto che conferisca diritti perpetui a coloro che posseggono o a coloro che acquistano. Il mondo non è governato dall'alto in modo tale che gli interessi privati coincidano sempre con gli interessi della società. Esso non è condotto qua giù in modo che in pratica gli interessi privati e gli interessi sociali coincidano. Non è una deduzione corretta dai principi dell'economia che l'interesse egoistico illuminato, potremmo dire il darwinismo sociale, operi sempre nell'interesse pubblico. Non è vero che l'interesse egoistico sia generalmente illuminato. Più spesso individui che agiscono separatamente per promuovere i propri fini sono troppo ignoranti o troppo deboli
persino per raggiungere questi fini. L'esperienza non mostra che gli individui, quando costituiscono sociale e quindi una istituzione diversa dal mercato che li aiuti a pervenire a degli obiettivi collettivi, siano sempre di vista meno acuta di quando agiscono separatamente. Prendete queste parole, spostatele nel contesto della crisi economica che abbiamo descritto precedentemente e vedrete che cosa emerge. Cosa emerge? Emerge una prova concreta di quello che Keynes qui prefigura: l'atteggiamento al perseguimento della ricchezza individuale attraverso la speculazione borsistica non conduce a la crescita del sistema economico. Anzi, è proprio il comportamento di chi specula in borsa che tende ad un certo punto a non essere dominato dalla razionalità. Subentra il panico e il panico crea delle conseguenze sull'economia reale che prosciugano le risorse destinate agli investimenti e costringono quindi gli imprenditori a tagliare la produzione, ma così facendo vengono meno esattamente i beni e i servizi necessari per perseguire i bisogni di tutti. E si piomba in uno stadio di disoccupazione dalla quale non ci si riesce a risollevare. Ci sono domande? È un saggio scritto nel 1926. Ed è basato su una lezione tenuta a Oxford 2 anni prima, nel 1924. Venne pubblicato nel 26 in un opuscolo presso la Hogarth Press di Londra. Voi sapete che la Hogarth Press era di proprietà di Leonard Woolf e della sua più celebre moglie, Virginia Woolf, i quali erano molto amici di Keynes e i quali, insieme ad altri intellettuali, poeti e artisti dell'epoca, cito Vanessa Bell, cito Lytton Strachey, per esempio, cito Duncan Grant, tutte figure che insieme a Keynes si raccolgono nel cosiddetto circolo di Bloomsbury, che sarà un luogo in cui queste intelligenze provocatorie metteranno in discussione proprio la educazione vittoriana, quella educazione all'interno della quale erano cresciuti e che poneva la parsimonia come il valore assoluto, non solo dal punto di vista economico, ma anche del comportamento sociale. Il rivestire dei comportamenti di facciata senza condividere quelle che sono le difficoltà a cui si può andare incontro anche dal punto di vista psicologico. Sarà proprio Hogarth Press che tradurrà in inglese Freud e saranno gli artisti del circolo di Bloomsbury, Duncan Grant e Vanessa Bell, a organizzare le prime mostre in Inghilterra dei pittori francesi come Cézanne e altri post-impressionisti che scandalizzano la società ben pensante ritraendo dei nudi e ritraendo una realtà che non è fatta in modo tale da abbellire la realtà che viene rappresentata.
un altro componente del circolo di Bloomsbury, Lipton Strachey, grande amico di Keynes, scandalizzerà la società vittoriana con un libro che si chiama Eminent Victorians, Eminenti Vittoriani, fatto di quattro biografie in cui vengono descritte quattro figure tipiche della etica vittoriana, di prendere come riferimento, e vengono con grande eleganza in realtà sbeffeggiate. E per farvi un pochino capire il quadro all'interno del quale Keynes cresce, figura incredibile, ha la fortuna di crescere in una delle famiglie più, più ricche di stimoli in Inghilterra. Il padre era un accademico, John Neville Keynes, ed era un logico. La madre di Keynes sarà una delle prime donne ad avere un incarico pubblico presso la città in cui vivono i Keynes, in un mondo in cui ancora le donne fanno fatica ad avere un riconoscimento nella vita politica. Ha la fortuna di studiare nelle migliori scuole inglesi, giovanissimo ha un incarico in India, che faceva ancora parte dell'impero britannico, dove ha il compito di studiare il sistema monetario indiano. Tornato in Inghilterra, si divide fra vita accademica e vita politica. Nel 1921 discute un lavoro che gli consentirà di mantenere un rapporto costante con l'università di Cambridge, in particolar modo col King College, che è il suo primo libro, che non parla di economia, ma di probabilità, il Treatise of Probability, un testo che piacque molto al filosofo Bertrand Russell, in cui Keynes distingue fra la probabilità riducibile a calcolo e le modalità attraverso le quali le menti umane trattano l'incertezza. Il modo in cui noi, dal punto di vista cerebrale, trattiamo l'incertezza non è quasi mai quello del calcolo probabilistico. Questo approccio al problema della incertezza caratterizzerà anche il lavoro del Keynes economista, il quale però si trova nel 1924 ad avere un compito politico importantissimo che lo renderà famoso anche fuori dall'Inghilterra. Il 1924 è l'anno in cui Keynes si trova a svolgere il ruolo di collaboratore del governo anglosassone impegnato nella discussione dei trattati di pace successivi alla prima guerra mondiale, trattati di Versailles. In realtà, il 1924 è l'anno in cui Keynes pubblicherà il libro Le conseguenze economiche della pace, che trae da un'esperienza precedente, che appunto la partecipazione come collaboratore del governo inglese alla trattative di pace che in realtà si svolgono a Versailles nel 1919. Il libro che viene pubblicato nel 1924, Le conseguenze economiche della pace, è un testo in cui Keynes denuncia l'atteggiamento degli stessi politici per il quale ha lavorato, perché ritiene che il modo in cui si è stabilito si sono stabilite le spese di guerra cui doveva sottostare la Germania è completamente insostenibile.
e che questo avrebbe generato semplicemente del caos istituzionale destabilizzante in Germania, che avrebbe potuto danneggiare l'intero. Non entro nel merito del ragionamento economico di Keynes, lo faremo nelle prossime lezioni, che viene messo in luce nelle conseguenze economiche della pace, ma mi interessava segnalarvi questo aspetto per darvi un'idea della grande intelligenza, del grande acume di Keynes, che anche in questo caso risulterà una Cassandra sfortunata, perché effettivamente le dinamiche politiche che negli anni 20, soprattutto negli anni 30, dominarono la Germania, sono il frutto della grande umiliazione a cui venne sottoposta la nazione tedesca nei trattati di pace al termine della prima guerra mondiale, e condussero esattamente al nazionalsocialismo e alla instabilità dell'intero continente europeo, che poi sfocerà nella seconda guerra mondiale. Prima di lasciarci, voglio però fare due cose. La prima è molto semplice. La grande opera di Keynes, in cui tutti questi presupposti che ho cercato di illustrarvi citando la fine del laissez-faire e cercando un po' di introdurvi anche al mondo culturale in cui cresce Keynes, trovano una loro congiunzione nella grande opera del 1936, la teoria generale dell'occupazione dell'interesse della moneta. E secondo lo stesso Keynes, quest'opera può essere sintetizzata in questo modo. La teoria si può riassumere dicendo che, data la psicologia della gente, il livello della produzione e dell'occupazione complessiva dipende dall'ammontare dell'investimento. La teoria si può riassumere dicendo che, data la psicologia della gente, il livello della produzione e dell'occupazione complessiva dipende dall'ammontare dell'investimento. E mi interessa soffermarmi proprio sul fatto che la rivoluzione teorica di Keynes parte dal riconoscimento della centralità della psicologia della gente. Elemento fondamentale che caratterizza sia la rimessa in discussione della falsità con cui la società vittoriana cercava di darsi delle regole, senza riconoscere la psiche profonda e le sue debolezze che caratterizza gli uomini e le donne, sia lo schema neoclassico in cui il rischio viene ricondotto al calcolo delle probabilità, l'incertezza viene ricondotta a rischio calcolabile, e in cui l'amore per il denaro sembra essere il motore di tutto. Se ci pensate bene, anche l'idea di far dipendere i consumi e i risparmi dal tasso di interesse reale è esattamente collegato all'idea dell'amore per il denaro. Per quale motivo consumare di meno oggi? Perché mi premieranno di più domani. Mi premieranno per la mia parsimonia, mi premieranno per il mio sacrificio. Ma sono proprio questi presupposti che Keynes vuole mettere in discussione. Presupposti che sono collegati con quell'individualismo prossimo al darwinismo sociale, che vorrebbe che il comportamento individuale, quando segue queste regole, giunge naturalmente all'interesse sociale. Ma abbiamo visto che perché non è così, e abbiamo visto anche che quella chiave di lettura proposta nella fine dell'SFR può essere applicata molto bene alla spiegazione della dinamica della crisi del 29 che ha sintetizzato John Kenneth Galbraith. Prima di lasciarvi, voglio fare un piccolo passo in avanti, che presuppone in realtà un esercizio mnemonico da parte vostra. Vediamo come possiamo sintetizzare, dal punto di vista schematico, il ragionamento che Keynes sviluppa nel suo libro più famoso. Andiamo a pagina 16 delle nostre dispense.
Innanzitutto, a differenza del modello di equilibrio economico generale neoclassico, Keynes è molto parsimonioso nell'impiego della matematica. Keynes sviluppa la sua analisi soprattutto col linguaggio ordinario. Ma non che Keynes non conoscesse bene la matematica. Vi ho appena detto che nel 1921 dà le stampe un trattato delle probabilità, era uno dei migliori allievi della scuola di Cambridge, conosceva molto bene la matematica. La sua scelta, perché per Keynes l'economia deve rappresentare un ramo del sapere che non perda il contatto con la filosofia morale e con la filosofia politica. Il suo libro doveva essere letto soprattutto dai politici. Secondo elemento di distinzione, quello schema che abbiamo spiegato ieri, lo schema teorico neoclassico, è uno schema in cui l'equilibrio viene raggiunto in modo simultaneo su tutti i mercati. Il ragionamento che invece ci propone Keynes è un ragionamento sequenziale, con un prima e con un dopo. E qual è il prima e qual è il dopo? Badate bene, per Keynes la prima variabile alla quale bisogna prestare attenzione è la moneta. Data la moneta M, che viene immessa nel sistema economico attraverso una decisione di una particolare istituzione, che è la banca centrale, e date le aspettative di chi chiede moneta, che può chiedere moneta non solo per scopi transattivi, cioè per acquistare beni e servizi, ma anche per acquistare titoli e attività finanziarie e sapere expectation, aspettative, viene a determinarsi il tasso di interesse monetario. Da che dipende il tasso di interesse monetario? Dall'offerta di moneta, ma anche dalle aspettative degli operatori finanziari, che attraverso la vendita e l'acquisto di titoli possono influenzare il livello del tasso di interesse con cui si prestano le risorse monetarie. Quelle risorse monetarie chiaramente trattate sui mercati finanziari. Dato il tasso di interesse monetario così determinato e date le aspettative, ancora una volta, degli imprenditori, vengono a determinarsi gli investimenti, i grandi. Gli investimenti vengono a determinarsi prima dei consumi, perché prima gli imprenditori decidono quanti beni strumentali avere a disposizione per produrre i beni e servizi che verranno venduti sul mercato. In che modo gli investimenti dipendono dal tasso di interesse? E in che modo dipendono dalle aspettative? Beh, io investirò di più, acquisterò un macchinario in più, se avrò aspettative di profitto maggiori. Non solo, io deciderò di indirizzare maggiori risorse nell'acquisto di macchinari e minore risorse nell'acquisto di attività finanziarie se il tasso di interesse è più basso. Per quale motivo? Perché un basso tasso di interesse monetario corrisponde a un alto prezzo dei titoli finanziari, mentre un alto livello del tasso di interesse monetario corrisponde a un basso prezzo dei titoli finanziari.
Quando i titoli finanziari hanno un basso prezzo, converrà acquistarli perché costano di meno, attendendo che il loro valore aumenti e quindi impostando una strategia di guadagno giocata sul conto capitale. Compro poco un titolo per poi venderlo ad un prezzo maggiore. Viceversa, quando ho un tasso di interesse basso, non mi conviene indirizzare le mie risorse sui mercati finanziari, proprio perché avrò un prezzo dei titoli finanziari che è molto alto, proprio perché c'è questa corrispondenza inversa tra il valore del tasso di interesse monetario e i prezzi dei titoli. È chiaro? Quindi un basso tasso di interesse mi incentiva ad utilizzare le mie risorse nell'economia reale, se sono un imprenditore, e non sul mercato finanziario. Guardate, potete vedere la stessa cosa in una prospettiva diversa, che non è quella narrata da Keynes nella General Theory, ma che era comunque presente in un'opera precedente del 32, di Rison Money. Il tasso di interesse monetario regola anche il credito, il rapporto di credito tra banche e imprese. Quando un tasso di interesse monetario è basso, prendere a credito costa di meno che quando un tasso di interesse è alto. Quindi gli investimenti sono inversamente correlati col tasso di interesse monetario. Okay. Ma il ragionamento di Keynes nella General Theory, che per noi sarà fondamentale, è quello di colui che sostiene che le scelte di investimento da parte degli imprenditori nell'economia reale dipende dal continuo confronto tra i guadagni che si possono ottenere sui mercati finanziari facendo attività speculativa e l'aspettativa invece di profitti derivanti da un'attività economica reale. Quando l'aspettativa di profitti nell'attività economica reale è superiore al tasso di interesse che regola il guadagno che posso ottenere sui mercati finanziari, allora gli investimenti ripartono. Ok? Dati gli investimenti, potrò scegliere quanti beni produrre. Y mi dà esattamente il reddito, intendendo come reddito il valore monetario del prodotto, dove il prodotto può essere diviso tra beni di investimento e beni di consumo. I beni di consumo però seguono i beni di investimento, perché solamente dopo aver acquistato macchine e altri strumenti, gli imprenditori inizieranno a produrre i beni di consumo. Chiaro? Dopo che avremo stabilito quanto si produce in termini di beni e servizi, avremo come risultato il numero degli occupati che ci servono e che sono compatibili con quel livello del prodotto. Quel livello del prodotto, perché se è un equilibrio, il sistema raggiunge sempre un certo equilibrio, ma quell'equilibrio potrebbe non essere un equilibrio di pieno impiego. E essendo il numero di lavoratori impiegati dipendenti dalle scelte di investimento da parte degli imprenditori, cioè detto nel modo sintetico che avevo utilizzato prima citando Keynes, data la psicologia della gente, il livello della produzione e dell'occupazione dipende dall'ammontare dell'investimento, cioè dipende dalle scelte degli imprenditori, quell'occupazione potrebbe benissimo essere caratterizzata da disoccupazione involontaria. Laddove gli investimenti sono troppo bassi, significa che c'è qualcosa che non va nelle aspettative degli imprenditori, cioè nell'attesa dei guadagni di profitto, e nel legame tra investimenti e tasso di interesse. In particolar modo, e su questo ci soffermeremo la prossima settimana, Keynes segnala la possibilità che il sistema
sia caratterizzato da trappola della liquidità. Cioè potrebbe darsi una situazione in cui il tasso di interesse è bassissimo. È così basso che incrementi dell'offerta di moneta non lo fanno ancora abbassare di più. Ma nonostante il basso tasso di interesse, le aspettative di profitto sono così basse che sono più basse del tasso di interesse già basso e ciò frena gli investimenti nell'economia reale. Questa è la situazione in cui, secondo Keynes, si trova l'Inghilterra negli anni 30. Come fare a risollevarla? Beh, certamente non incrementando la flessibilità sul mercato del lavoro, sicuramente cercando di comprendere quale deve essere una politica monetaria diversa da quella del contenimento della massa monetaria in circolazione, ma anche riscoprendo le funzioni economiche di una istituzione su cui sinora non ci siamo ancora soffermati, che è lo Stato. Nella prossima lezione andremo proprio a comprendere quale può essere il ruolo della spesa pubblica nell'analisi della politica economica proposta da Keynes nella General Theory, dopo aver chiarito il significato anche etico del caso di trappola della liquidità, così come viene analizzato da Keynes.